Benedetta sul suo profilo non condivide soltanto cose inerenti al suo splendido lavoro, ma svela anche dettagli interessanti sulla sua vita privata. Qualche settimana fa, ad esempio, sorprese tutti svelando di doversi sottoporre ad un delicato intervento chirurgico alla schiena. Se non avete visto il video, ve lo lascio qui nel pallino di informazioni. L'operazione è fortunatamente riuscita e la nativa di Porto San Giorgio sta recuperando alla grande. Ieri pomeriggio però ha lasciato senza parole tutta la sua platea, condividendo alcuni video di certo non gioiosi. La food blogger si trova nel suo giardino e si trova proprio davanti al suo amatissimo pioppo. L'albero non sembra essere in splendida forma. Vi volevo raccontare anche una cosa che abbiamo scoperto stamattina riguardo l'albero. Inizia così l'annuncio della nostra Benedetta. Praticamente abbiamo fatto venire un agronomo che è specializzato in piante grandi per fargli vedere il nostro pioppo, perché all'interno ha una parte del tronco completamente capa. Vogliamo capire come curare la pianta e come salvaguardarla. L'esperto ha dato una bruttissima notizia alla marchigiana. Stando al suo parere, l'albero non ha più tanti anni di vita. L'agronomo ha notato anche uno spacco. C'è il rischio che con un forte vento la pianta si apra in due e si spacchi proprio al centro. Nei prossimi giorni ritorna, fa un altro sopralluogo per valutare come mettere in sicurezza i due rami e legarli fra di loro, ha aggiunto inoltre. Le piante nascono, crescono, invecchiano e poi muoiono. Hanno un ciclo di vita anche loro e questa pianta, per essere un pioppo, è vecchissima, ha aggiunto l'esperto. La blogger non è di certo felice del parere dell'agronomo e parlando esibisce diverse risate nervose.